presentare il professor Valerio Magrelli, a cui l'Accademia dei Lincei nel 2002 ha attribuito il premio Feltrinelli per la poesia italiana. Colgo l'occasione per ringraziarlo a nome di tutto il Dipartimento di Lettere del Liceo Medi, che ha voluto fortemente questo incontro per parlare insieme a lui della poesia, un'occasione rara. Due parole su Valerio Magrelli, laureato in filosofia alla Sapienza di Roma, oggi ordinario di lettere di letteratura francese all'Università di Cassino. Poeta, critico, letterario, traduttore e saggista, esordisce come poeta nel 1980 con Ora serrata retina, a cui fanno seguito Nature e venature, esercizi di diptologia, opere che poi gli varranno il premio Viareggio e il premio Montale. Il critico letterario Romano Luperini, in un incontro tenutosi un mesetto fa al Liceo Classico di Recanati, ha definito Valerio Magrelli la voce poetica più significativa della poesia postmoderna, intendendo per poesia postmoderna proprio quella poesia resistente, quella poesia che grazie ai suoi caratteri istitutivi riesce a mantenere la tradizione alta. Ora serrata retina è ritenuta dai critici una poesia alta, una poesia incentrata sull'io, ma su un soggetto interessato non tanto a ragionare solo ed esclusivamente di sé in maniera emotiva, quanto a ragionare sulle condizioni e sui limiti della conoscenza e dell'espressione. Non è ovvio fare poesia. Poi 1989, un anno di svolta. Escono didascalie per la lettura di un giornale, disturbi del sistema binario e si apre una fase nuova nella poesia di Magrelli. Io ovviamente posso dire tante sciocchezze, lo guardo, no? Una fase che alcuni critici amano proprio definire ipermodernismo, la fase dell'ipermodernismo, sottolineando con questo termine il passaggio dall'analisi di sé all'analisi della realtà e quindi anche con un graduale avvicinamento alla prosa, poesia, prosa, prosa, poesia, quasi un binomio indissolubile. La sua ultima raccolta, Sangue amaro, è anch'essa una poesia di riflessione, di denuncia, ma soprattutto di ripensamento anche sulle precedenti strade intraprese, no? Nelle raccolte scritte precedentemente. Oggi il poeta Magrelli ci condurrà in un viaggio sentimentale nella poesia del Novecento, ed è molto interessante che noi percorriamo questo percorso proprio con lui, perché di fatto lui ha amato, ha vissuto, studiato tutte le avanguardie e le neoavanguardie, le ha percorse con intensità per poi però scavarle. Le avanguardie e lo sperimentalismo hanno rappresentato per lui non tanto una vera e propria novità, cioè non tanto quel momento di rottura che tanti poeti invece hanno vissuto, non tanto la trasgressione, ma come dice Fontanella, non so se è d'accordo, no? Una tradizione della trasgressione, qualcosa che alla fine è dato per scontato. Per Magrelli il ritorno alla classicità, a questo punto potrebbe essere veramente quello che va controcorrente, quello che può costituire la vera novità, ma avendo alle spalle tutta la neoavanguardia e tutto lo sperimentalismo. Spero di non aver detto troppe sciocchezze e cedo la parola a Valeria Magrelli.